Avvocato ogni bene, le mano vedo due documentazioni, di che cosa si tratta? Si tratta di determine dirigenziali che ho estrapolato dalle banche dati del Comune relative agli anni 2009-2010. Semplicemente a mo' di esempio, sono atti al di fuori dell'indagine che risulta da notizie di stampa essere in corso da parte della magistratura e nella quale non vogliamo in nessun modo intervenire né interferire. La nostra è un'attività di tipo politico, di tipo ispettivo e non si sovrappone in nessun modo a quello che è un compito che spetta ad altri organi costituzionali. Semplicemente con queste due determine ho ricostruito un dato storico di come erano affidati in modo ad personam, fiduciario, senza alcuna gara e senza alcuna comparazione, incarichi a, in questo caso, un professionista in particolare. Quindi senza la possibilità per altri professionisti di poter offrire all'amministrazione comunale i propri servizi. Quindi anche diciamo, una preclusione per altre figure, diciamo, professionisti che possano essere interessati a dare la propria attività a favore della collettività. Non sono due nomi a caso che lei ha in mano, perché sono attribuzione di incarichi esterni fatti da due dirigenti, Massimo Magnani e Maria Sergio. Massimo Magnani imparentato con l'ex sindaco Graziano Del Rio, Maria Sergio è la moglie dell'attuale sindaco Luca Vecchi. Una dirigente, l'altro tuttora dirigente. Incarichi fatti secondo regolamento che era stato giudicato illegittimo. Secondo un regolamento che la Corte dei Conti già nel 2008 aveva messo in evidenza come non rispondente a criteri di trasparenza. Un regolamento comunale che doveva essere modificato già a partire dal 2008, non è stato modificato se non dopo l'ennesimo rilievo 2015 della Corte dei Conti. Semplicemente sono stata fortunata nel trovarli in banche dati, peraltro ho appreso solo dalla stampa che si tratta di due nomi che pare essere oggetto dell'indagine, perché è da due giorni che l'amministrazione comunale ha dato notizie di questa indagine ma non ha indicato i nomi. Io apprendo questi nominativi soltanto da un'attività giornalistica e riteniamo che non sia corretto nei confronti del cittadino, il quale ha diritto ad avere piena trasparenza su tutti i fatti. Grazie. Il movimento in comune mette in luce il livello politico di responsabilità, certo, al di là dell'inchiesta che riguarda, certo, una ventina di dirigenti comunali. Qual è questo rilievo che voi muovete alla classe politica che ha governato la città in questi ultimi anni? Certo, noi vogliamo mettere in luce il fatto che la responsabilità di questa situazione è politica, perché come avevamo già spiegato nella nostra conferenza stampa del 2016, a cui erano seguiti sempre nel 2016 due esposti alla Corte dei Conti e un esposto all'ANAC, per 7 anni in questo comune, nonostante la Corte dei Conti avesse rilevato l'illegittimità del regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni, il regolamento non era stato cambiato. Quindi la Corte dei Conti aveva chiesto al comune di cambiare un regolamento e questo comune è rimasto invariato. Quindi si sono affidati più di 12 milioni di euro di incarichi esterni con un regolamento non regolare, come detto dalla Corte dei Conti, e soprattutto avevamo anche rilevato il fatto che in questo comune dal 2012 al 2015 non erano stati fatti i controlli successivi di regolarità, per cui non c'era un controllo sugli atti che venivano emanati dall'interno del comune. Questa è una responsabilità politica. C'era un sindaco, che tra l'altro in quel periodo era Del Rio, e Vecchi era in consiglio comunale, c'era un vice sindaco, che c'è e anche oggi il vice sindaco appunto si scandalizza per quello che è successo, però c'era anche lui in quel periodo, perché comunque il primo controllo successivo è di fine 2015, del secondo semestre 2015, quando arriva la Rosa Iovinella, che la segretaria generale fa il primo controllo successivo di legittimità, si accorge della situazione e cambia immediatamente il contratto. Ma c'erano tutti e quindi questa responsabilità politica va rimarcata. Questa assenza di trasparenza nel conferimento degli incarichi è una responsabilità anche di tipo politico, perché se arriva una deliberazione della Corte dei Conti che spiega anche in quale comma
era il legittimo regolamento quando si parlava degli affidamenti di incarichi inferiori ai 100.000 euro, che praticamente prevedevano semplicemente una selezione, non una gara, ma una comparazione di preventivi. Quindi la Corte dei Conti spiega bene anche dove andava cambiato il regolamento, questo non viene fatto, per 7 anni non viene fatto. Ora voi per questo settennato avete fatto richiesta di Sì, accesso agli sì. atti per avere l'elenco dettagliato e completo di tutti Sì, gli incarichi esterni affidati. esatto, perché nonostante ci siano dei file sul sito web del comune, non li riteniamo sufficientemente, voglio dire, certi, per cui chiediamo, abbiamo preparato un accesso agli atti che presenteremo lunedì per avere l'elenco complessivo e completo di tutte le persone a cui sono stati affidati incarichi nel settennato che va dal 2008 al 2015, con gli importi, l'oggetto del contratto e le modalità di affidamento, perché crediamo che la trasparenza non vada in prescrizione, per cui al di là delle indagini della magistratura che certamente andranno avanti secondo le proprie regole, noi crediamo che i cittadini abbiano diritto alla trasparenza anche per verificare i nomi che appunto spesso ricorrono e che sono stati per numerose volte magari oggetto di affidamenti esterni, quando invece sarebbe necessaria anche una rotazione. Questa rotazione non pensate possa essere mancata, rotazione addebitabile al fatto che io, comune, mi servo di persone che conosco, la cui professionalità conosco e quindi è una garanzia nell'affidamento dell'incarico. Certamente, ma ci sono delle regole da seguire. Purtroppo ci sono delle regole da seguire e il comune e la politica devono seguire le regole. E anche a questo proposito ci sono delle regole precise. Voi avevate fatto esposte alla Corte dei Conti Sì, anche all'autorità anticorruzione. Che esito avranno avuto queste vostre segnalazioni? allora, noi abbiamo fatto due esposti alla Corte dei Conti, uno per il discorso del regolamento dei contratti e uno per l'assenza dei controlli successivi di legittimità. E avevamo fatto un esposto all'ANAC proprio perché verificasse se questa mancanza di trasparenza non potesse essere rischiosa per il discorso della prevenzione della corruzione. Noi non abbiamo avuto una risposta da questi enti. Grazie.